Buonasera, buonasera, buonasera. Stasera funzionerà. Stasera lo dico, la connessione funzionerà. Qui lo dico, qui lo nego. Sono sicuro che la connessione stasera funziona. Dai, dai, per forza ci deve. Per il momento stabile. Perso giusto il 3%, anche meno di frame. Mi va bene così. Ce la possiamo fare. Allora, io dopo la live, diciamo tra virgolette, quella che si poteva definire live di ieri, che tra l'altro non ho potuto neanche caricare su YouTube perché era improponibile, considerato i problemi che ho avuto di connessione ieri, che non riusciva a funzionare bene, che andava a scatti, che dava problemi continui. Stasera dovrebbe andare meglio. Io sono stanco, molto stanco perché domani ho un esame e diciamo che sto streamando per dimenticare quello che dovrò fare domani. E niente, ragazzi. Speriamo bene. Sono molto stanco. Stasera farming. Farming leggero, farming sobrio, farming di quello là allegro. Anche perché non mi è rimasto nient'altro a parte la missione principale. Vediamo se c'è una Twilight del mio livello. Mi sa di no, niente. E va bene. Facciamo qualcosa di mission level alto. 124, 130. Devo fare questo. Facciamo questo. Quella che abbiamo fatto l'altra sera. Voglio farmare un po', in modo da presentarmi al finalone abbastanza power. Tra l'altro, se stasera vengono un po' di personcine a guardare, magari volentieri farò il finale, non ne sono ancora convinto. Sto temporeggiando per adesso, considerati i pochi spettatori attualmente presenti. Un attimo, devo fare una piccola cosa. Ok, scusatemi, un attimo mi ero mutato. Allora, dunque, metto anche nell'altro TS, visto che ci sono. Connected. Channel switched. Perfetto. Dovremmo esserci. Ok. Togliamo l'audio di WhatsApp. Ok. Shazam. Shazam. Ci siamo. Intanto farmo un po'. Che avviso. Ok, allora. Ehi, questi scattoni, questi qua sono scattoni video che mi hanno bloccato il gioco. Vabbè, sono solamente iniziali, poi passano. Allora, che scattoni. Ehi là che scattoni. Ok, capisco che sono iniziali però. Oh, quello no. Vediamo se riesco a buttarlo. Mamma mia che scattoni iniziali pesanti. Quanto sta scattando il gioco, eh. Stavolta non è la live, sono proprio io, li vedo anch'io gli scatti. Ok. Uno.
chi interessa, perché tanto sono in transformation, s'il vous plaît. Ok, Spirit Stone, posto così. Qua non c'è niente, non c'è niente. Andiamo di qua. C'è troppo caldo anche stasera, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. C'è la ruota, andiamo a fare fuori la ruota. E qua. Aiaiaiaiaia. Ok. Cazzo. Ok. Non so se posso curarmi. Vedi, sì. Allora, magari non andiamo direttamente nell'ultimo. Posso già salire di livello. Ottimo, ottimo. Tra l'altro qua c'è anche l'altrino, quindi posso fare andi e rivieni. Ultima cosa. Dunque, l'altrino iniziale mi pare che era qui in zona. Eccolo qua. Perfetto. Devo alzare il magic, che dopo devo fare la missione. Ok, poi mi alzo anche la dex. In realtà voglio aumentare anche la forza, che è bassa. A questo punto aumento tutte le statistiche e via. Aspetta, vediamo se riesco a farmi notare. Io però faccio un bordello. Ok, sì. Vai. Aia, che male. Che male. Che malissimo. Cazzo. Curiamoci, oh. Ai. Ai. Quanti danni inutili. C'è una cosa. Però che c'ho le armi infuocate, però. Cazzo, faccio tanti danni di fuoco, no? 68. Cazzo. Bene, bene. Che ho come la sensazione di avere una zanzara che mi sta pungendo, ma non c'è. Cosa molto strana. Allora, qua prendiamo, cos'è questo? Ah, è ottimo, Elisir. Se farmo Elisir siamo on the horse, a cavallo. Allora, cosa c'è? Non c'è lo spawn point. Lo spawn point. Allora, e che abbaia. Il mio cane. Che abbaia. Ehi, quanto? Quanto sei? Ehi, vabbè. Ci sono inalberati i miei cani. La ruota arrivare da qua. Questa. Salve. Ok. Bastone. Andiamo a fare altri nemici. E là. Salve. Proviamo su di lei. Questo. Vediamo cosa succede. Fate avvelenarlo, ovviamente. Voglio vedere quanto toglie di veleno. 200. Non male. Tutto perché sono 200 a botte. Buono, buono. Piripipi. Voilà. Questo. Essere dall'altro lato, infatti.
Via. Toglierò di veleno a lui. 129, non male. Aiaia, bruciatura. Ok. Ottimo. Buro. Come sono stato? Mi ricordo che di non esserci stato, credo. Infatti non me lo ricordavo. Cazzo, ho finito il chakra. Ora, perfetto. Qui non me lo ricordo decisamente. Buono. No, oh, qua c'è l'altro cristallo, non me lo ricordavo fosse qui. Via. Via. Poi là. Buono, l'ho rallentato. Direi di approfittarne. Dai giù questo. Vabbè, perfetto. Togliamo un po' di Spirit Stone, che sono robe in più. Ammerite in più. Qua cosa abbiamo? Amuleti, vabbè. Robe. Andiamo di qui. Pipiripipiripipi. Ciao. E questo io non me lo ricordavo qui. Ok. Forse anche debole all'elettro. Pare di sì. Perché non sembra fargli molto danno. Vabbè. Ok. Altro qui. Sembrerebbe di no. Bene. Avanziamo. Ehi là. Oi oi. E questo? Perfetto. Direi che questa build sembra funzionare. Ci facciamo il tizio. Facciamoci il tizio. Andiamo. Già anche di vita. Ok. Bene. Certo. Non so come mai, ma. Ehi là. Fortino, ragazzi. Ehi là. Andiamoci sul safe, va? Proviamoci visto che ci siamo. Ok. Nient'altro qua? No? Ok. Va bene. Possiamo andare altrove allora. Ehi là. E tu? Aia. Questo era un problema. Ok, sì, direi che ho rallentato. Perfetto. Avanti. A scendere. Ok, sì. Oh mio Dio, ok. Togliamo questo prima di tutto. Perfetto. E via. Aiaiaia. Quante robe. Quante robe. Quante robe. Quante robe. Quante robe. Quante robe. Allora, cos'è questa game bang? Non ho capito. Vami pure. Non ho capito sto casino che c'è qua. Allora. Bravo.
Mo ti becchi i santi danni. Perfetto. Addio. Ottimo. 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 Direi che come farming stiamo andando piuttosto bene. Un po' a rilento, ma piuttosto bene. Andiamo qua. Prendiamo questo. In realtà qui non mi ricordavo che ci si poteva andare in questo livello. Meglio così, almeno esploriamo un po' di più. Ok. Niente qua. Ehi, che è? Salve. Quel culo. No, no, no. Aiuto, che paura. Scusate il piccolo clacson che è partito dalla mia bocca. Andiamo avanti di qua. Pipiripi pipiripi. Come cazzo siamo sbucati? Ok, qua non mi risulta. Ah, ok, abbiamo fatto il giro al contrario. Va bene. Va bene, va bene. Continuiamo ad avanzare, magari vediamo se sotto c'era qualche altra roba. Mi pare di no, però faccio una controprova. Forse di qua. Di qua non sono stato. Infatti. Ok, allora. Faccio una cosa. Fuori uno. Ok. Mettiamo giusto coso prima che inizi a cagare robe. Stiamo attenti. Ecco. Ma aveva shottato sto coso. Non è si è attivato l'anima. Le cose, lo spirito. Avrebbe shottato sicuro. Cazzo. Ok. Vabbè. Fa malissimo. Con un colpo mi ha tolto tutta la vita addirittura. 3000 di vita così. A questo punto attiviamo cosa? Merda, no, no, la trappola. Niente. Ecco. Ok, abbiamo scoperto che questo coso shotta. Quindi non facciamoci attaccare. Tra l'altro abbiamo anche rallentato. Meglio così. Lo ammazziamo prima. Che abbiamo. Qui c'è l'altro. Allora, se attivo questo coso, parte la boss fight finale del livello. Quindi direi di no. Che altro direi di attaccare. Ci sono due tizi, mi pare, qua. Nascosti. Là sono. Non credo che riuscirò a non farmi notare. Infatti no. Però lo posso shottare uno così. Per esempio. L'altro invece lo attacco direttamente. Ed è anche senza stamina. Ok. Perfetto. Elisir a fiotte. Proprio quello che mi serve. Ultimo elisir di... sì, ultimo talismano di rigenerazione. Facciamo partire questo piccolo fighterino con questo, sperando di non morirci. Ora comunque faccio una bella cosa. Dove sei? Merda. Ok, tu. Eccola. Eccola la trappola che... si era attivata. Infatti ha tutto un botto di vita così. Forse ho sbagliato, però va bene. No, non ho sbagliato. Vediamo se su di lui il veleno. Tipo. Ok, hai finito la stamina. Perfetto. Cazzo. Cazzo, no. No, 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 no. No, no, no. Che culo. Stavo per morirci male. Sto per morirci veramente molto male. Beh, che c'ho ancora il talismano attivo, però. No, cazzo, la trappola. Vabbè. Due. Ok. Riattivata di nuovo, no. Perfetto. Ok. Qua abbiamo finito, direi. Facciamo subito la boss fight perché volevo spendere, tipo, le amrita che ho ottenuto. Anche perché la boss fight è abbastanza impegnativa, quindi... il problema è che se spendo le amrita devo rifarmi tutti i nemici. Non saprei. Allora, intanto facciamo una cosa. Intanto andiamo di qua. Allora, in teoria quello che ho raccolto finora non basta, infatti, per salire di livello. Quindi, c'è una cosa. Combattiamo ancora un poco. Magari trovando nemici. E poi spendiamo tutti gli amrita. Per
evitare di perdere altri quando farò la boss fight. Sì, però io tipo, cioè, questo però è un problema, come sto ingaggiando questo combattimento. Quindi io direi di fare la seguente. Ai, li ho attivati? Sì. L'ho ingaggiata veramente male questo. L'ho ingaggiato veramente male sto combattimento. Veramente molto male. Non capisco perché ho fatto sta cosa. Per fortuna è qua dietro. Ora facciamo una bella cosina. Tizio con l'elmo, mi sa che non lo ammazzo. Infatti, immaginavo che succedeva questo. Oddio, quanto male fa quello. Ok, fuori uno. Aia, porca tro... No. E cazzo. Non ci muoio così, di nuovo. Lo so che dovrei usare gli elisir, però vorrei provare a farla senza usarli. Ho un'idea. Uno. Due. Tre. Quattro. Perfetto, quello si è anche buggato in mezzo al tavolo. Perfetto, così. Salve. Allora noi due adesso ci fronteggeremo in un combattimento 1v1, come giusto che sia. Perfetto. E va giù che è una bellezza. Poi, come pare che ce ne sono altri. No, L'hai chiuso. Quindi qua per forza. Qui mi pare che non c'è niente. Di no, ma questo non l'avevo preso prima. Salve. Ok, morto. Ui. Perfetto. Mi sa che fermo più velocemente con l'altra missione. Hai visto? Forse sì. Intanto fronteggiamo l'altra ruota. Le altre cose. No. Non ha senso fare il potenziamento di fuoco su di lui che è di fuoco. Ok. Posto. 3. Addio. Perfetto. Poi andiamo di qua. Uno e due e tre. Non l'ha preso? Non sono riuscito a drenarlo, cazzo. Vabbè, pazienza. Ho combinato un macello, ho combinato. Vabbè. Fuori uno. No, quello no. Cazzo. Piazzano le bombe sti bastardi. Niente, se ho dovuto attivare anche la cosina, ci sarei morto. Porca troia, ok. Abbiamo fatto tutto. Torniamo dall'altro lato. In realtà ci potevo andare da lì, ma pazienza. È chiuso. Aiaiaiaiaia. Cosa stavo esattamente targettando? Non si sa. Merda. Comodità a combattere qui comunque.
procediamo di oltre, che tra l'altro fra poco salgo anche di livello. Qua. Salve. Perfetto. Adesso non si sa come. Ok. Uno. Due. Bravo. No, no, no. Cazzo. Meno male che ho parato. Ok. Troppo gridi comunque sono nei combattimenti, mi sa. Mi sa che ci esplode? Non. Fortuna no. Ok. Di qui. Posso salire di livello? Perfetto. Mi è fiato. Se si può risalire, io risalirei così. Yes, di qua. Perfetto. Di qua, di qua. Ma qui sotto, tipo, io ho visto che si poteva andare. Mi sa che ci si muore. Con elevata probabilità si muore. Non lo facciamo, non lo facciamo, non rischiamo. Onestamente non ci tengo. Adesso saliamo di livello e andiamo a fare direttamente la boss fight. Qua. Quindi sinistra. Yes. Che scattone. Scattato malamente. Ok. Procediamo per il level up e poi boss fight. Allora io direi di aumentare, come ho accennato prima, la forza. Che in realtà non aumenta più di tanto, però non lo so. Potrebbe essere utile per i punti. Perfetto. Boss fight. Ho anche tanti elisir. Quindi lasciamola direttamente senza rischiare troppo la vita. Salve, salve. Sì, sì, lei è bravissima. Aiuto. Ok, via. Via, 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 via. Perfetto, arrivederci. Ok, i cattivi in questione dovrebbero essere qui in zona. Dov'è? Qui. Allora, come ingaggiare? Intanto buttiamo giù uno di loro, così. Vediamo se riesco a far fuori l'altro. Perfetto. Perfetto così. Quindi facciamo così. E let's go. Eccoti. Vediamo se tu sei debole al veleno. Chi lo sa. Lo scopriremo solo ridendo. Ma mi sa che ti sale troppo lentamente il veleno, quindi non ce la farò a metterlo. Però potrei mettermi tipo. No. Quanto gli tolgo? Porca puttana, forse è meglio non rischiarmela. Ok. Aia. No, no. Direi di no. Direi di no. Direi di no. Direi proprio di. Ok. Con calma. Buono così. Uno, due, tre. Aia. Poi tra l'altro dovrei aver fortificato la difesa, quindi potrei resistere un po' di più ai suoi attacchi. Cosa sta succedendo? Signorino, credo che lei abbia dei problemi. Ok, si è ripreso. Sono un attimino buggato. Bravo. Bravo il zio. Ma perché sono in guardia centrale? What the fuck? Ecco perché andava piano gli attacchi. Non me ne ero accorto. Ora si ragiona, infatti. Nice. Ok, inizia a fare quella roba brutta. Ecco appunto. Recuperiamo la stamina. Ehi, così. 1, 2, 3, 4. Ok, bravo, bello. 1, 2. Perfetto. 1, 2. Ok.
Dai che la fra poco la finisci quella roba. Aia, questa non me l'aspettavo. Almeno ecco, l'ha finita. Ed è finito anche la strada, no. Sua, ovviamente. Direi di finirla. Vediamo se ci riesco con la trasformazione. Credo di no. Più che altro perché me la sto giocando unsafe. Molto unsafe l'ho giocata, ma va bene. Raster Crow, ti consiglio di utilizzare alcune magie. Aspetta un attimo che non riesco a leggerti adesso. Magie Olmio contro i boss, tipo quella che rallenta e abbassa difesa, sono molto comode. Ah, sì, allora, in realtà è questione di abitudine. Però è vero, sono efficaci perché le ho provate un paio di volte. Quella di difesa mi pare che l'ho già sbloccata, se non erro. Più che altro quella che... Aia. Quella che aumenta la mia difesa in realtà. Quella che dici tu è quella che abbassa quella nemica. È una questione di abitudine, però so benissimo che sono forti, dovrei provarla. Finora di Omnio ho sbloccato quelle là che fanno danni, tipo questa, vediamo se riesco a fargliela. Eh sì, finito la difesa, perfetto, GG. Battuto. Comunque sì, è un ottimo consiglio. Devo semplicemente abituarmici a usarli, gli Omnio. Ottimo. Abbiamo farmato bene. In realtà adesso vorrei fare un'altra missione che ho già completato, ma mi dovrebbe aiutare a salire di livello più velocemente. Comunque sì, allora, Olmi ho visto che ce ne sono tanti utili. Tra l'altro quello della rigenerazione è quello che uso più spesso per ovvi motivi. Oltre a quello lì che aumenta pure i... come si chiamano? Come si chiamano? Mi viene in mente. Che fanno danni, ecco. Sì, non mi veniva il termine. Sto notando un attimino che è successa una brutta cosa. È saltata la VPN. Un attimo di pazienza che la ripristino subito. Nell'attesa comunque, sì. Faccio vedere anche... Ti faccio vedere quelli che ho sbloccato. Sono i seguenti. Quindi... Ho sbloccato i talismani del fuoco che sono utilissimi perché se riesci ad applicargli il fuoco ai nemici vanno a fuoco da soli, appunto, ed è utile. Poi ho sbloccato anche... un attimo, intanto sto facendo un'altra cosa. Dov'è qui? Ok, dicevo, poi ho sbloccato anche quelli là di rigenerazione, come dicevo prima. Questi cosa sono? Ah, questi qua sono quelli là che aumentano di base... L'effetto sugli yokai, utili. Cioè i danni che faccio contro gli yokai sono molto utili. Questo qua per la purificazione l'ho sbloccato tanto per poter ottenere il ramo successivo, che in realtà posso anche sbloccare adesso, che è questo qui dei kekkai. Volevo provarli più che altro. In realtà io non ho farmato tanto gli onmyo, per questo mi trovi piuttosto impreparato al riguardo. Ho sbloccato di più le skill base per le due sword. Infatti come vedi le ho quasi tutte, tranne queste qua delle guardie centrali che non uso, o queste qua delle guardie basse. Tra l'altro sto notando che posso applicare quelle là passive. Ok, ranged weapon non mi interessa. Barehanded, ho sbagliato, a due mani sarebbe. Volevo sbloccare questo qua delle melee weapon perché mi trovo insomma bene a usare le due spade. Volevo usare anche le Kusarigama, ma mi sono trovato male. Sì, quello di rigenerazione è molto comodo. Principalmente uso quest'ultimo e quelle che ho citato prima. Esatto, infatti, perché... Cioè, manco a sfruttare tutti gli elisir. Diciamo che sono un'ottima risorsa secondaria al... appunto agli elisir stessi. Un attimo intanto, è quasi finito. Purtroppo ogni tanto la VPN mi salta, che è ciò che mi permette di poter streamare senza troppi problemi. Chiedo scusa per l'attesa. Quasi finito, eh? Ok. Ok, ok. E allora. Io utilizzo NordVPN che mi trovo... Ah no, ma dice che funziona. What the fuck? Niente. Falso allarme, meglio così. Se dovesse saltare lo sistema. Anche ninjutsu c'è una tecnica magia che quando muore ti re... Cosa? Questa non la conosco. Aspetta, qual è? Tecnica dei ninjutsu che ti permette di che ti rianima. E qual è? Ma è un consumabile o una passiva? Perché se è un consumabile forse ho capito qual è.
Dovrebbe essere tipo qui in fondo, mi pare. Incrementa gli elisir che puoi portare. Questo in realtà è ottimo. Sacred Water, Power Pill, danni ricorrenti. Non è male questo qua. Questo qua per esempio a me potrebbe tornare utile, perché mi baso molto sul veleno e sulle fiamme, e i danni ricorrenti sono appunto dovuti a quelli. E... no. Stai parlando comunque dei ninjutsu, quindi immagino che sono in questa pagina. Sì, un consumabile, tu l'attivi e per un tot di tempo dopo quando dovresti morire tiri anima. Ah, se rientra tra i ninjutsu dovrebbe essere qui. Change, perché non vorrei che sia una magia. Lo vedo più come una magia per come l'hai descritto tu. Levitation scroll. Ok, non c'entra. Wizard key, non è questo. Faccio una rapida ricerca, poi riprendo a farmare. Ovviamente non voglio annoiare troppo. In realtà se arrivava qualche altra persona volevo continuare la storia principale. Così probabilmente sono al finale, perché sono contro Oda Nobunaga, il grande overlord della... del Giappone. Gli Fire Shuriken, Touch Me Not. Touch Me Not è quella simpatica che fa esplodere il tuo corpo se muori. Direi che non è quello che serve. Provai a dare un'occhiata agli Onmyo a questo punto, perché non lo sto trovando. Allora, quello che dici tu dovrebbe essere nella categoria delle cure, quindi qua. Andiamo. Ok, no. Femminilità. Questo è figo pure. Lo devo provare. Ti abbassa la difesa. Questo per negare tutti gli effetti. Ecco, Touch Me Not è una tecnica che usi in combo con l'altra. Ah, certo. Certo, Touch Me Not è estremamente utile, perché se lui ti riporta in vita, come stai dicendo tu, Touch Me Not è perfetto, perché fa un'esplosione che fa veramente tanti danni. Dici, come fai a saperlo se non hai sbloccata? Perché ho visto qualche video informativo. Ma infatti non capivo l'utilità. Questa qua. Questa qua è molto utile. Eh sì. Se hai questa cosa, a questo punto è molto utile. Onestamente non la trovo. Farò qualche ricerca, anche se io sono straconvinto che sia qui in zona. Che Kai? Non lo sto vedendo io. Forse è qua. No, questa qua è quella del ringiovanimento. Ti permette di ripristinarti la vita. L'oasis è quello ad area. Steel è quello della protezione. No. Sembra non essere qua. Boh, comunque gli darò un occhio. Gli darò un occhio sicuramente. E più che altro è uno splendido consiglio se lo si trova. Va bene. Comunque sì, ci lavorerò su. Guardo questi ultimi. Ciclicità, no. Ecco, questo è utile, che ti abbassa la vita però. Si chiama Quick Change, ok. Aspetta un attimo che vediamo subito dov'è a questo punto. È una tecnica di ninjutsu, perfetto. Quick Change, quindi sarà qui. Paralitico, paralitico poi. No. Paralisi, Bankibishi. Touch Me Not. Qua c'è il Touch Me Not. Sto guardando i nomi, molto velocemente. Scopro ora che è sbloccabile dopo aver completato The Way of Ninja Novice. Non so se era già... sì, certo, Novice sì. Dovrei averla già finita. Ho fatto Adept, quindi sì. Load Runner, Levitation... Quick Change. Eccola qua. Temporaneamente ti permette di sopravvivere agli attacchi nemici che ti potrebbero ridurre la vita a zero. Cazzo! Ok. Grazie mille, Raster. Grazie mille. Lo provo. Lo provo ora. Dovrei poterla averla sbloccabile. Vediamo, c'è anche il video. Vediamo. Lui, ok, lui lo attiva. Si fa ammazzare. Qua. Come se fosse una copia di Naruto. Brutto esempio, lo so. Ah no, ok, devo sbloccare prima Smoke Ball. Cazzo è utile. Ok. Devo farmare decisamente i ninja. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Va bene. Provvediamo allora a farmare. Sono indeciso onestamente se fare il finale adesso, anche se considerato siamo solamente noi due in questo momento, quindi diciamo che
lo volevo preservare per quando ci sono anche degli amici miei che vengono a guardarmi ogni tanto. Ha cambiato totalmente il gioco per me sta tecnica. E ci credo. Cazzo, ci credo. Cioè, sai che vuol dire su un Nioh? Un gioco stile Dark Souls che sopravvive alla morte? Semplifica tutto. Tra l'altro Novis, quindi è anche fattibile a livelli bassi. Pensa un po'. Ok, questa... questa missione l'ho fatta disparate volte, ormai dovrei anche saperla a memoria. Tra l'altro io le cose che ho in inventario le utilizzo proprio contro il boss che c'è in questa missione. Perché questo boss qui, che è quello là, per intenderci, è quello nella trama che ha ucciso Oda Nobunaga, è a fine storia. È quello che è sostanzialmente più debole ai veleni, a quanto ho capito, perché ogni volta che gli applico il veleno, tipo, gli toglieva 600 di vita in un, ogni diciamo, skip del veleno. Per questo gli shuriken avvelenati e quello delle fiamme per fare danni passivi aggiuntivi, in realtà. E, più qualche altro esplosivo e roba varia. Sbagliato. Aia. Io vorrei più che altro preservarmi gli elisir, non tanto perché voglio fare la versione hardcore della situazione, ma per il semplice fatto che sto cercando di fermarli per i prossimi livelli, considerato che siamo quasi alla fine. Sono curioso di vedere come l'NG Plus. Per la cronaca, questa run è la mia blind run, quindi dove sono arrivato adesso non sono mai arrivato oltre. Infatti sono quasi alla fine, ripeto, non... mi sono spoilerato giusto un paio di cosine. Tipo che Oda Nobunaga è troppo figo. E anche il suo spirito. Per il resto... poco altro. Ok. Ok, qua c'è il boss. Mi sono dimenticato di aggiornare il talismano. Sono nella merda. Poco male. Ci provo ora. Ci riesco? Sì. Bene. Aia, come ha fatto a prendermi? Come? What the fuck? Questo non me l'aspettavo. Vabbè, comunque. Mi sto facendo colpire in maniera stupida. Va bene, ho capito. Tante care cose. E bravo, non hai aggiornato il talismano. Nico, ti spacco di botte, Nico. Ti spacco di botte. Se ci sei anche tu, stasera a guardare, mi faccio il finale proprio perché ci sei tu, stronzo. Vedi quanto sono amico? Ok. Con molta calma. A questo punto io direi di fare una bella rasciata perché sta per finirmi. È merda, l'ho sbloccato. Niente. Ho rovinato un po' tutto. Ci riprovo. Forza. Ok. Almeno un attacco di fuoco fatto lo fa. Niente. Cazzo, sono un po' capita. Nice. Vedi, gli togli 684 a botta. È tantissimo. Sta anche curando. No, ho usato un oggetto. Uso uno anch'io. Ma che cazzo uso il fucile davanti a me, sto imbecille? Ma è scemo? Sì, è scemo, ma mi ha ucciso. Lel. Faccio l'ultima su Fortnite e poi ti guardo. Giusto il tempo di poter recuperare il disastro che ho appena fatto. Cazzo. Vabbè, pazienza. Allora, ci riprovo questa volta con molta più calma. Molta più calma. Allora, number one. Aspetta. Ok, number one. Vicino, più vicino, ok. Perfetto. Ok. Perfetto, ancora uno. Nice. Ok, ora dovrebbe andare giù che è una bellezza. Tra le altre cose vediamo se riesco ad attivarmi il talismano. Non credo, ma... trovo lo scemo che mi è mancato a 2 cm di distanza. Ehi. Cazzo. Ho sbagliato. Niente. Bastardo. Si usa i robi. Vabbè, è morto. Una volta è morto. Sì, lo faccio morire passivamente e lentamente. Grazie mille, è stato bello. È fuori una volta. Yeah. Lo facciamo un'altra volta, così saliamo di livello. Dopodiché... vediamo. Aspetto che Nico finisce su Fortnite, così quasi quasi provo la quest principale. Cerco di lasciarmela. 3 spettatori, salve. Ne è arrivato un altro.
Nico, tra l'altro, se vuoi scendere qui sul canale ITS, chiacchieriamo mentre muoio come una merda. Ciao, com'è il PvP in questo gioco? Il biondo, buonasera. Allora, il PvP in questo gioco fa cacare, molto chiaro. Perché tra talismani troppo potenti per il PvP, trasformazioni che sono improponibili, e anche il fatto che comunque i DLC hanno peggiorato la situazione in quanto a sbilanciamento, sconsiglio vivamente questo gioco per il PvP, quanto lo consiglio per la trama, per lo stile di combattimento di gioco in generale, che è un pochino più dinamico di Dark Souls, e più che altro per lo, cioè, per il genere orientale. Io non lo so se tu sei amante del genere, a me piace da morire. Quindi ho sbagliato anche il talismano, no Is? Hai visto che bello? Ecco, ci siamo. Vai. Lasciamo. Vediamo se ci riesco subito. Vabbè. Comunque è un gioco che, ti dirò, è l'unico Souls-like che mi è piaciuto. L'unico. Più che altro perché ti dà molte più chance di sopravvivere, ma anche molte più possibilità di morire. Dipende tutto dalle tue skill. Molto di più di Dark Souls, a mio parere. Poi ripeto, Dark Souls è pure un gioco competitivo interessante, più che altro per il PvP. Dici, come fai a sapere tutte queste cose? L'hai giocato? No. E allora come fai a parlare di queste cose? Semplicemente perché ho seguito molti walkthrough e compagnie varie di Dark Souls che mi hanno, diciamo, dato la possibilità di criticarlo in positivo e in negativo. L'unico in realtà Dark Souls che ho giocato è stato un pezzo del primo. Però lo stile gioco di parole Dark non è il mio genere. Grazie, molto chiaro. Ovviamente adoro Dark Souls. E allora sì, non è un gioco che fa schifo, è un gioco che secondo me va apprezzato per quello che è, un Souls. Quindi con il suo morire facilmente, il suo essere poco fattibile a tutti. Non è un gioco fattibile né questo né Dark Souls. Ci vuole molta pratica e soprattutto tanta pazienza, perché si muore come degli stronzi e molto spesso si perde tutto il progresso fatto in ore di tempo. Aia. Poi c'è questa cosa della stamina che, se prendi il tempo giusto, puoi recuperarla tipo velocemente. Ai. Aspetta. Cioè, tu devi poi impararti tutti i pattern come su Dark Souls dei nemici. Ovviamente poi arrivi a masterarli.